incertezza sulla grandezza della zona morta nel Golfo del Messico. Secondo il NOAA, agenzia statunitense per gli studi su oceano e atmosfera, quest'estate l'estensione di questa particolare porzione di mare potrebbe raggiungere dimensioni record. La zona morta è così chiamata per la totale assenza di ossigeno nell'acqua. Questa condizione, meglio conosciuta come ipossia, è dovuta all'elevata concentrazione di nutrienti che derivano dall'attività antropica e che riducono l'ossigeno necessario per sostenere la vita marina, sia nelle acque basse che nei fondali. L'area del Golfo del Messico è considerata una delle zone a più alto inquinamento da eutrofizzazione dell'intero pianeta. Secondo il NOAA, infatti, il 41% delle acque meteoriche cadute sugli Stati Uniti drena nel Mississippi e dal fiume raggiunge poi il mare. Sulle città che costeggiano il grande corso d'acqua vivono circa 12 milioni di persone, a cui si aggiunge il lavoro delle tante fattorie che ogni anno in primavera rilasciano nell'acqua circa 1,7 milioni di tonnellate tra nutrienti azotati e fosforati, a seguito dell'utilizzo di fertilizzanti. Enormi quantità di sostanze organiche vengono quindi trasportate verso la foce del Mississippi e si accumulano, con il risultato di una forte proliferazione del fitoplancton. Ciò causa un consumo eccessivo dell'ossigeno presente in acqua, che crea un disequilibrio tra fotosintesi e respirazione. Più la popolazione di fitoplancton cresce, più si verifica un abnorme consumo dell'ossigeno disponibile. Ogni estate, quindi, a seguito delle piogge primaverili, davanti alle coste della Louisiana e del Texas si crea un'area ipoossigenata, le cui dimensioni possono variare di anno in anno. Dal 2000 fino ad oggi, le dimensioni registrate sono rimaste circoscritte, ad eccezione del 2002, quando la zona morta in ipossia ha raggiunto addirittura i 22.000 km². Il NOAA ha però previsto che quest'anno la zona sarà ancora più grande. Per i risultati definitivi dovremo aspettare settembre.